Buonasera e benvenuti alla seconda serata della seconda edizione del Festival Corale di Natale dei Concerti nel Tempio. Il Tempio Valdese di Piazza Cavour ci accoglie e ci offre la possibilità di condividere la magia della musica, di commuoverci ed emozionarci tutti insieme, rafforzando la nostra appartenenza alla comunità fraterna degli esseri umani. Prima di cominciare vorrei ringraziare, come sempre, la Libreria Claudiana, che con il suo sostegno ci permette di far conoscere ad un numero sempre maggiore di persone i nostri appuntamenti con la musica. Vi ricordo di assicurarvi che i vostri telefoni cellulari siano in modalità silenziosa. Non spegneteli, teneteli invece pronti a riprendere in audio e in video tutto quello che vi piace e a condividerlo con i vostri amici dal vivo o attraverso i social network, e in questo caso attivando l'hashtag I Concerti nel Tempio oppure l'hashtag ICNT, che sarebbe I Concerti nel Tempio, ai vostri post. E se non l'avete già fatto, visitate la nostra pagina Facebook I Concerti nel Tempio, iscrivetevi alla pagina o lasciateci la vostra email per poter essere inseriti nella nostra mailing list e avere aggiornamenti sui nostri. E dunque, da ieri sera, tutte le sere fino al sabato 23 alle 21 potremo trovarci insieme ascoltando musica e condividendo emozioni. Ogni sera una realtà corale diversa, ciascuna con le sue peculiarità, offrirà il proprio modo di intendere la preparazione alla festa che tutti noi aspettiamo. Il festival si è aperto ieri sera, come vi ho detto, con il coro Raro, con Raro Incanto di Natale. Il titolo del concerto di questa sera è Praticamente Natale e canterà per noi il coro Prima Pratica Ensemble. Ci metteremo qui a sedere e lasceremo che le note della musica si insinuino nelle nostre orecchie. Il placido silenzio e la notte s'accordano con le note di una dolce armonia. Tale armonia è nelle anime immortali, ma finché le nostre anime sono rinchiuse in questo corruttibile involucro di argilla, noi non le possiamo dire. L'uomo che non ha alcuna musica dentro di sé, che non si sente commuovere dall'armonia di dolci suoni, è nato per il tradimento, per gli inganni, per le rapine. I moti del suo animo sono foschi come la notte, i suoi appetiti neri come lei. Non vi fidate di un uomo siffatto. Ascoltate la musica. William Shakespeare. Thank you.
Zefiro torna e il bel tempo rimena e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia. E Garrir progne e piange a Filomena e primavera candida e vermiglia. Ridono i prati e il ciel si rasserena. Giove si allegra di mirar sua figlia. L'aria e l'acqua e la terra è d'amor piena. Ogni animale d'amarsi insieme. Ma per me, lasso, tornano i più gravi sospiri che del cor profondo tragico quella calcella se ne portò le chiavi. E cantare a uccelletti e fiorir piaggio e belle donne oneste atti soavi sono un deserto e fere aspre e selvagge. Francesco Petrarca. Oh.
crudele, acerba, inesorabile morte. Cagion mi dai di mai non essere lieto, ma di menar tutta mia vita in pianto, e i giorni oscuri e le dogliose notti. I miei gravi sospiri non vanno in rima, e il mio duro martirio vince ogni stile. Francesco Petrarca.
Il vento gelido si lamentava, la terra era dura come ferro, l'acqua come pietra. La neve era caduta, neve su neve, neve su neve, nel pieno di un cupo inverno, tanto tempo fa. Il nostro Dio, il cielo, non può trattenerlo, né la terra sostenerlo. Cielo e terra fuggiranno quando verrà il suo regno. Nel pieno di un cupo inverno, una stalla fu sufficiente per il Signore, Dio incarnato, Gesù Cristo. Bastò per lui che i cherubini lo adorassero notte e giorno, un seno pieno di latte e una mangiatoia piena di fieno. Bastò per lui che gli angeli caduti in passato, il bue e l'asino e il cammello lo adorassero. Angeli ed arcangeli erano tutti lì riuniti, cherubini e serafini affollavano l'aria, ma solo sua madre, nella sua beatitudine di vergine, adorò il suo amato con un bacio. Cosa posso dargli, povera come sono? Se fossi un pastore, vorrei portare un agnello. Se fossi un uomo santo, farei la mia parte. Ecco ciò che posso donargli. Gli dono il mio cuore. Christine Rossetti. Oh.
poi anche il Prima Pratica Ensemble, che ci lascia con un piccolo fuori programma. Facciamo